Ed eccoci qui, buonasera, bentornati su Prizio TV. Hello, hello. Siamo in compagnia di The Wasteland questa sera. Ma che meraviglia! Hai visto, è carino? Ma dove è uscito? L'ho fatto con l'intelligenza artificiale. È uno splendore. Poi con Photoshop ho esteso i bordi, cioè li ho duplicati per farli in 16 noni con l'intelligenza artificiale di Photoshop. E poi ci ho fatto io lo schermo e l'ho bucato col chroma key. Ho fatto una cosa e poi ci ho messo la gif animata della tazza calda sopra alla... Questo sta in OBS invece, un livello che sta in OBS. Ma come se la cava con la pixel art Midjourney? Ma è fatto con Midjourney? No, è fatto con l'intelligenza artificiale di Microsoft. Ah, nuova... Poi ti faccio vedere, sì. Ti sei dato a una nuova... Ho provato una nuova intelligenza artificiale. Ma stasera noi invece proviamo un giochino horror che è gratis attualmente su... come si chiama? Epic. Su Epic. Lo potete già vedere qui in anteprima sullo schermo, bellissimo, no? Made of Scare. E noi ce lo proviamo e ce lo gustiamo sempre su Parsec. Quindi io direi, non sappiamo nulla, siamo a scatola chiusa. Lo vedemmo tempo fa così, spulciando gli horror. Non abbiamo però memoria. Io solo ho un residuo di memoria. Basta, ci lanciamo, Wasteland, yeah. No? Unboxing Made of Scare. Sì, made, sì, of Scare. Sì. No, è che se, a dirlo sembra fatto di paura. Eccoci qui. Invece. Facile o normale, scelga lei. No, normale. Io sono limitate. Attenzione. L'inquadratura dall'alto del mezzo di locomozione che cammina è... Piace a tutti. Non si può, sì, non si può proprio evitare. Chiaro Thomas. These are not words I wish to write. Mio padre è venuto a conoscenza dei nostri piani. Azza, qua la grafica è sparata, eh? Far worse that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did. Comunque c'è un prima e un dopo Dracula, eh. Sì, è vero anche questo. Cioè, il nostro protagonista sta andando in Transilvania in treno, no? Ah, dobbiamo andare allo schermo hotel. But without your composition, all hope of holding dobbiamo salvare la nostra ragazza. Posso dire che ci sta sparando troppe informazioni all'inizio del gioco? Io ancora non ho capito niente. Oddio, da che braccio? Cioè, ci ha dato nei primi 10 secondi 3-4 informazioni chiave. Sì, sì. Di Monka Lonlan Alganu. Solo un cuore puro può cantare. Di Mangalongolo. Di Colungolo, eh? C'è un po' di Colungolo. Minchia. Okay. Minchia. Okay. Insidious. Insidious. Questo sono rubati dal titolo di Insidious, no? Un po' di... Usa il fonografo! Per salvare bene. C'è un poco di... Forse di amnesia qui? Del primo? Ah, ok. Ah. Niente, mica posso muovermi. Posso solo premere. Spartito di Thomas Evans. Caro Wasteland. Saremmo noi Thomas Evans? Musicistio. Lei è un musicista. E Welsh Lullaby. Ok. Borza. Non si prende borza. E strumento, niente, già lascia tutto qua. Sì. Ciondolo musicale. Spartito Thomas Evans. Ok, inventario quindi.
Questa sembra una Ma di così, quelle lasciandomi mappe tutto dietro? bellissime graficamente, assolutamente piatte e vuote. Sì. Guarda tutta l'erbetta. Wow, il Ah, però mare l'ambientazione si milanese. promette molto bene, perché noi siamo sicuramente qui alla Scare Station e qualcosa mi dice, mi lascia intuire che dobbiamo arrivare allo Scare Hotel. Dobbiamo risalire tutto lo Scare Hotel, sì. E poi qua abbiamo il mare d'Irlanda, quindi sarà una cosa splendida. Peraltro dalla mappa vi siamo anche piuttosto vicini. Hotel Scare, infatti. Grande riapertura. Elizabeth Williams, la nuova dama di Scare. Ah, ecco, siamo noi, la Maid of Scare, figlia della celebre statunitense cantante Prudence Williams. 30 ottobre 1897. No, noi Ok. siamo uomini, credo, a Sì, noi giudicare dai figli. siamo il fidanzatio. Siamo il fidanzatio. Si può correre, Con shift, ovviamente, no? eh? Yes. Sento già il cuore battere, non deve essere, ho visto. Grazie, buonanotte, shift, corri. Giusto un po' abbuffato di Sì, proprio abbuffato di effetti fard. particellari, mamma mia, abbuffato di farda, perché poi non è questo granché a livello di texture e di poligonazione. No, è solo abbuffato di È abbuffate particellari. farda. Di questo effetto luce soffusa, vedi proprio che ci piace assai. Cosa è caduto Sì. là? Dove, No, nel bosco c'è stato un volante, forse uno sputazzo. No, davanti, davanti, ma era un effetto forse, qua non si dove? È una capisce niente. sputazza, è una sputazza, non ti preoccupare. Era un effetto sputazzen, Dovremmo probabilmente. andare di qui per caso? No, come fa a supporlo lei? Attendi al cano. Va bene, fine, niente, non posso interagire, non si sa nulla. Andiamocene. Ci allontaniamo, non c'è manco più la musica, quindi c'è veramente qualcuno che canta lì? Vabbè. Ricorda anche un Ma perché po'. sto prendendo questo percorso così assurdo? Non capisco. Cioè, la stazione veramente porta a questo? Dove sti alberi? Strategicamente posizionati. Questo è il famoso albero pene curvo, non so se. Io cammino così per godermi. Chissà se qualcosa ci divertirà mai quanto tanto quanto Paranormal Hong Kong. Prima o No, è poi. difficilissimo. Oh no. Questo è uno di quei giochi un po' Ma amerberghiani. che cazzo di posto è questo? Scusami. Uccello più finto della storia. Questa specie di nota a destra. Niente. È fake. Tutto fake. Non ho capito ancora il gioco. Vabbè, facciamo un attimo cose al volo qua. Quelle quattro cose che dobbiamo fare, secondo me sono cazzate. Questo è giustamente il grammofono e si Ok, salva. sì. No small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable Ma work che which posto è Mother? questo? Mother! Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not Canteresti? sing for me? Of course, Mother. La stessa doppiatrice, secondo te, madre e figlia? Ah, canzoni gaeliche. Bene. Grazie, grazie, Gaelic Song. Vuoi fare il tema di Max Payne? Ti ricordi? Ta-ra-na-na-na-na-na-na-na-na.
Non ce l'ho. Va bene, goodbye, signori. Non era quello il tema di Max Payne. Sì, no, ti ricordi Max Payne 3 lo potevi suonare in vari momenti della campagna, tutte le Mamma volte che mia. incontravi un pianoforte, era bellissimo. E ogni volta diceva una cosa diversa in base all'andazzo della storia, di come stava andando tutto il baratro. Mamma mia, che gioco Max E mi pare che Payne 3, alla fine ragazzi. l'ultimo piano che incontravi, poco prima dell'aeroporto, fosse un po' divelto, insomma, un po' rotto, un po'. Ma io mi ricordo il finale con quel pezzo degli Elf. Mamma mia, in aeroporto, Ta-ta-tan, mamma mia. ta-ta-tan, ta-ta-tan. Bellissimo. Mamma mia. E quello che cos'è? Ma... È un ragno lucente, che cos'è? Dobbiamo tutti accettare sostanzialmente... Che ci fa questo qui? Dobbiamo tutti accettare l'idea che ci siano cose assurde. Senti al cano, te l'ha detto. Mo che già fa. C'è questo perché se facevano bagni in da sta monnezza. Vabbè, Certo. sono irlandesi, quindi pure è possibile. Lei ora Però c'è il mare di risalga. Irlanda vicino. Risalga Alan questo Wake. splendido percorso. Ripeto, la grafica in realtà è da PS2, però è abbuffata di occlusione ambientale. Cioè, guarda sta... Cioè... Guarda sta roccia. C'è Sì, no, se la spogli. niente. È tutto fogliame, particelle, effetti di luce. Sì, ci sono alcune foglie che sono sconvolgenti. Che tra l'altro danno anche fastidio agli occhi. Sì, perché io... Nell'insieme, no? Tutte queste foglie che si muovono al millimetro proprio. Che poi ondeggiano, quindi fanno questo effetto. E poi lasciano pure una scia in realtà, mi pare. Sì, strana. Ma anche qui, no, la Rockstar insegna. Ma che importa avere queste piante a così alta risoluzione? Cioè, è chiaro che nella realtà sono ad alta risoluzione, ma noi non ci poniamo attenzione. Ma siamo tornati indietro? No. No, 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 Sì. è. Ah, siamo entrati. Siamo Questo era il entrati però, cancello. siamo entrati. Questa è la hotel Schia. Lì c'è una tenda svolazzante. Ma io volevo il mare. Io speravo una cosa di con la costiera. No, lei non può sperare. Perché tu hai questa sensazione di Irlanda? Io non ce l'ho sta No, sensazione di Irlanda. Io veramente no. Mi sembra. speravo, capito? Speravo qualche fiordo, capito? Qualcosa. Mi sembra in Centro Europa, capito? Tipo. Sembra una cosa di Mitteleuropa. Austria. Sembra una cosa mitteleuropea, sì. Ma c'è un Blair inconcepibile, Hai scusami, visto? eh. Inconcepibile. Proprio inconcepibile. Non lo posso togliere. Ecco qua. Ma gli facciamo un favore a questo gioco. Posso premere Enter e applicare per cortesia, grazie. Non ti fa Ah. premere enter? No, indietro sì, Enter no. Vabbè, avrà applicato. Sì. Sì, ha applicato. Mi ho fatto un gran favore a questo gioco. Ah. Io continuo a guardarmi intorno, ma in realtà ci sono una serie di elementi, sono tutti completamente fuori luogo. Grande riapertura. C'è la finestra sventolante.
Dobbiamo trovare un baco nel pareto per questa caso. Porta, c'è una porta lì, eh? Dov'è? Fine. Bioshock sei tu? Un po' Bioshock, ma amnesia soprattutto, eh? Sì, sì, amnesia. Però amnesia, tutti sti cazzi che potevo pigliare e potevo lanciare, eh? Ma fa niente. Non che serva. Facciamo l'inquadratura. Sì, mi sta scendendo una wallerite, però nel livello di difficoltà c'era pure scritto mostri difficili ma non insormontabili, quindi si dovrebbe aprire, secondo me. Sì, sì, vediamo. Cioè, potrebbe infatti pure ingannarti a Walking Simulator e poi te lo mette in culo, eh. Sì, sì, ma secondo me ha qualcosa, dai, ce l'ha, ce l'ha. Con questa bella transizione. Magari ha qualcosa e non è quello che vogliamo noi, eh. Tu però usa il fonografo. No, qualcosa ce lo deve avere. Usa il fonografo per salvare la... Eccoci qua. Cioè, mo si deve votare a Satanas, secondo me. Tutto sgrigetto qui. Ma è proprio, vedi, ci sono pure i pallini della lente sporca, dell'obiettivo sporco, li vedi? Sì, sì. Che in realtà, vabbè, sono un errore. Perché questi si vedono in esterno, non si vedono in interno, perché si vedono quando è il diaframma molto chiuso. Mm. Qua in interno, per vedere qua dentro, non posso mai stare a 16 di diaframma e quindi non li vedrei mai. Vabbè, una stronzata, eh. Però Telefunken. D'altronde nei giochi seri non li vedi, eh. Li vedi in esterno. M. Alan Wake, sei tu? No, ti risponde Mr. Graffio. Sono Thomas, sei tu Elizabeth? Disco Elysium? My Thomas, you do not know how wonderful it is to hear your voice. Ma la telefonata di Disco Elysium, mamma mia, quella al mercato. Sì. Mamma mia. Che le vogliamo chiedere? Dove ti trovi? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. Oh. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Chi altri? Da chi ti stai nascondendo, Elizabeth? My father and uncle, the staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. Awake. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes Vabbè, a sound. Vabbè, almeno lo spiega molto bene. I prayed that you received it, hoped that you would come. Cioè, ovviamente Silent Hill. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Che cosa è accaduto? I do not have the words or heart to voice it. Vabbè, però spiegamelo lo stesso, dai, insomma, fai uno sforzo. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Vabbè, proprio. Please, Thomas, listen carefully. Ti sto ascoltando. Together we can put a stop to all of this. Okay. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. Okay. Vabbè, il piano mi sembra semplice, insomma. And bring them to me. Ovviamente lei non esiste, è il cattivo che parla e vuole questi cilindri dell'armonium. Questo mi sembra logico, no? Cioè, alla Bioshock. Eh sì. Dicevo, ti ricordi dopo The Pigs al mercato, quando tu provi a caso numeri, a furia di prendere numeri a caso, parli con tua moglie? Sì, sì, mi ricordo. Mamma mia. Memoria di Prudence Williams. La dama di scherma.
E a questo punto io non farei rumori. Grande riapertura. Sound check. Preparativo del grande armonio. Assume personale. Stampare volantini. Decorazioni. Bandierine. Sede aggiuntive. Spedizione di caviale. Ok. Ruota. No, è però è questa. Aspetta. Fine. Conosciamo. Ah, vabbè, l'abbiamo preso. Io a questo punto, dato che ho sentito rumori, 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 questo non lo premo. Non perché possa ancora succedere qualcosa, io non credo. AM mappa. Ah, va bene. Molto dettagliato. Quindi però questi cosa sono? Il telefono. Scusami, perdonami. Qua a sinistra. Passaggi. Passaggi. Che puoi aprire, tra l'altro. Ma non so come ci si abbassa. CTRL, C. Tutto chiaro, ci dice tutto precisamente. Pergamenium. Ehi. Ah, altro pezzo di mappa. Cominciamo. Vogliamo... Non posso semplicemente copiare... Stai facendo suonare i campanellini? Sì. Cosa servirà questa cosa adesso? Per attirare un mostro in una stanza, tipo. Non adesso, magari, però dopo, tipo. Bella domanda. Vogliamo fare un'esplorazione non dettagliata per ora e guardiamo un po'. Vai. Tutto, tipo vado a vedere pure di là, capito? Vai. Perché pure di qua c'è un passaggio. Comunque di fronte c'è una porta chiusa con due cosi, quindi secondo me qua devi trovare due cosi. Uno di qua e uno di là. Qua non si passa, eh. Che succede? Ma sono dei generic. C'è un tizio sulle scale. Ah no, no, scusa, è un velo. Ma sono dei generic sound fatti male. C'è del Bioshock qui. Finita male qua, eh. Ah, proprio una munnezza, guarda le manate. Qui c'è scritto resisti al suo canto. Ok. I pescios. Dove stanno i pescios? Qui sulle... Oh. Non vogliamo dire chi sembra. I pesci bluetti questi qui. Tutto chiuso qui, come d'altronde la mappa ci testimonia. E se sali su queste scale si apre un altro mappos. No, sarà chiuso, dai. Oh no, dobbiamo... l'enigma dell'organo, no. I cilindretti dell'armonium. Vabbè. Davy Jones, sei tu? Va bene, dai, il primo cilindretto sta a destra, dai, è facile. Dove sta? A destra, giù, in quel passaggio dietro la reception, secondo me. E fine, qui non c'è nient'altro, quindi dobbiamo semplicemente iniziare ad andare di lì. La strada è obbligata. La strada è... Ah, non è vero? E invece sì. No, è obbligata, è obbligata. Qui protesti il passo. Allora scusami però, questa è chiusa. Sì. Però non te lo segna, cazzimma. Lei ha deciso di sfrugoliare il gioco, diciamo. Ma giusto un pochino, perché mi sento abbastanza sicuro che finché non me lo... Bioshock, sei tu? Che finché non mi presentano qualcosa di terribile, ancora non si può far nulla. Allora, mi tolgo questo sfizio, giusto perché lo ritengo opportuno. Ed entro di qui. Sì, perfetto.
Iniziamo a esplorare. Santa pazienza, allora. C'è anche un stanzer qui dietro. Ah, eccolo qua il cazzabubbolo. Sta qua proprio, Sì, guarda. l'avevo visto, perciò te l'ho detto. Ma questo secondo me ce lo fa fare in tranquillità. Poi appena finito esce il primo monstrum. Ah, qui già si salva, questo non è un buon segno. Resident Evil. C'è anche un po' di Layers of Fear con queste cose, È un bel po' di Layers of Fear, eh. Ma non ho capito, le finestre fumano? Sì. Ci sembra che c'è un incendio. È il primo caso di finestre fumanti. Non sei felice di assistere a questo incredibile fenomeno? Troppo particellare, troppo. Che poi questi non sanno manco, non lo so che sono, se sono particellari. Comunque c'era una stanza dietro, questa non se la vuoi fare. Vai a sinistra. Sai che non mi riesco ad ambientare bene, Sinistra. eh? Ah sì, Destra. questa è Fatti l'altra parte del corridoio. Ci sono altre 500 stanze. questa subito piccolina qua, tutta a destra, dritta. Vedi se si apre innanzitutto. Ah, sono dei I cessi, cessi. grande classico. Mary, could you be in this town? Ok, buona nota, non ci si nasconde in questo gioco. Ok. Cessi completamente inutili. Ah, qua ci serve una chiave alla Resident Evil. La chiave del Qua c'è il pulpo. purpo verde. Il Va bene. purpo verde. Vabbè. Fine. Pulpo verde non ce l'abbiamo. No, non abbiamo niente. Ok. Let me out, for heaven's sake, let me out. Who's there? Who are you? Ah, nome e cognome proprio. Henry Hughes, you must get me out. Hurry, we must get this door open. Ci serve il pulpo. Esplodiamola, no. Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry, do something. Vabbè, cercherò di trovare una chiave. What? No, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Ah, ci prova, ok, reasonable. Good. Good. Try again. What a man. Throw yourself into it. Qualcosa succede? È il nemico? They're coming. Oh God, please no. No, don't do this. Passo What have you done? pesante, Monstrum. Un po' di scagazzamientos. Dario Argento. Bambola musicale rigida. Al mutandonio. Vabbè. Veramente brutta come bambola musicale. Ah, qui c'è un corridoio. Lì c'è porta interrogante. Ok. Poteva mai esserci un gioco dell'orrore senza i fusibili? Però di primo Novecento, Certo. no? Però il fusibile non manca mai. E questa? Un oblò. Un blò nell'hotel, Scar. Ma io non faccio ombre, vero o no?
Lei non è un bramunito, mi spiace. No. Cosa, perché, per come? No. Niente, finché non abbiamo il purpo verde in questa stanza. Scusami, vuoi dare un attimo l'idea di questa stanza? Metti M, per favore. Ok, tutto questo è purpo verde. Ok. Tutto questo è purpo verde. È uscito un punto interrogativo sopra, fusibile, aspetta. Giusto? Sì. Secondo me ci vuole insegnare questa cosa. Cioè che questi cosi riattivano la corrente. Ok. Una specie di tutorial. Quindi qualcuno li spegnerà? Qualcuno li spegne. Ah, bene, bene. Dark Souls. Niente, non abbiamo un cazzo noi. Qui c'è un buco, sul leggio. Dov'è il leggio, scusami? Bibbia della famiglia Williams. Poi tu, puoi tu pescare il Leviathan. Con l'amo e tenere ferma l'amo. La sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici e forargli la mascella con un uncino, ti farà forse molte suppliche e ti rivolgerà dolci parole, stipulerà forse con te un'alleanza perché tu lo prenda come servo per sempre, giocherai con lui come un uccello legandolo per la tua padrona, ne farà lei un banchetto, lo dividerà con altri, crivellerai la sua pelle con ferri ardenti, Giobbe 41. Perciò favolamente guidavo, me ne andavo scalzo e nudo, mandavo ululati come i vaghi, urli lamentosi come le sirene. Vabbè. Questo non è la Bibbia invece, questo 1.8, che cazzo 1.8. È Micea? Questo ve lo ricordavo, il passo, uno di questi passaggi del Leviatano, ma questa roba non so da dove viene. Dunno. Avessimo un pubblico gli direi andate a cercare da dove viene questa cosa. Vado a vedere, ma che profeta, chi è? Ma sai perché? Perché i draghi vengono citati poco nella Bibbia, veramente poco, giusto un paio di volte, e si parla del diavolo quando si parla di drago nella Bibbia, quindi è difficile che questo citi i draghi così. Sì, no, è la Bibbia, forse sono i profeti, sai. Sì, è la Bibbia. Ok. E allora è uno dei rari passaggi in cui si parla di draghi. Ma sta stronza che canta, dov'è? Mentre le finestre fumano. Come se fossimo in un gigantesco congelatore, vedi? Sì, è un profeta, ha ragione, nel libro dei profeti. Perfetto. È un profetizzatore. Un profeta praticamente. Ah, questa è la famosa cappella. Ah, il cilindro dell'armonium. Ah, cilindro di Cerbero. Un po' il cane di Resident Evil. No, niente. Di coso là di... Come si chiama? Set Biohazard. Biohazard. C'è la porta di Cerbero, mi pare. O di un cane comunque. E mo' a turnaccio pigliamo un culo. Pronti? Non c'è nient'altro in questa stanza, metti mappa. No, bene. Ci sta questo enigma segnato qui. Ma non c'è niente, una chiave, una cosina. No. Cioè siamo venuti fin qui a prendere questo cilindretto. E ora... Per ora è tutto molto guidato. E vai molto, che ci va al culo, vai. Vai che ci va un po' nel culo. E vai. Quindi niente, adesso abbiamo solo una chance, andare dritti come gli scemi. Che cos'è questo qua? Cosa? Questo, dove punto col mouse. Non vedo.
Te lo dico subito, ti faccio vedere. Allora lo vado a vedere direttamente, per bene intenderci. Ah, il salvataggio, salviamo, Vai. Jump va. scare Senti, in io devo fare culo. un attimo la plin plin. Vuoi prendere un attimo il controllo mentre faccio la plin? No, fai pausa perché vado a prendere un po' da bere allora io. Dai, facciamo così. Bravo, lascia il menù. Andiamo a prendere un attimo da bere e ci vediamo tra poco. Ok. Eccomi. Eccomi, Wasteland. Hello, hello, Ho dovuto dicevamo. anche uscire una zanzara nel frattempo. Come io che ho una grande battaglia con la blatta l'altro giorno. Ma dovremmo arrivare qui e andare a mettere, immagino, dato che nulla, null'altro ci è concesso, andare a bottare. Davvero? Niente. Posso selezionarlo? Scusa, ma quella che hai a sinistra che cos'è? Ah, il medaglione di Juan Di 4. sto cazzo, possiamo dire. È chiaramente questo, quindi che cosa vuoi? Puoi esaminare questo cilindretto? Quello che posso fare, l'hai visto? Ispezione, R. Da una rapida osservazione dico che è molto carino. Niente, c'è un cane. No, dico, non è che c'è una Due cosa che si può fare, capito? C'è il Cerbero, cane. In ovviamente. realtà c'è pure il terzo cane Sì, qua, vedi? c'è il Cerbero proprio. Ma dico, non è che c'è una cosina, c'è un tastino piccolino su un lato che te lo apre, no? Vabbè, dove va infilato sto coso? Chiaramente qui.
Ma non neanche, cioè, non voglio neanche parlare di quanto chiaramente va qui. Solo che non sono interagibili questi tre bughi. Fammi sentire, forse devo suonare. Perfetto. Mica devo suonare lo spartito, perché io non lo so suonare. Oh mio Dio. No, ma non mi viene mai No, richiesta questa follia. ma non viene richiesto. Ma poi c'ha 5 tasti. No. No, ci sarà qualcosa, dai, non è possibile. Ci manca qualcosa. Questo ce lo siamo visti bene. L'ascensore. Vai. L'unica cosa che abbiamo un po' trascurato è abbiamo chiamato l'ascensore, poi abbiamo riattivato la corrente e abbiamo lasciato un po' cadere lì la situazione. Magari dovevo tornare all'ascensore. O si è aperta qualcosa? No. Vai, bagni. Aspetta, dov'era? In fondo a destra. Vai, vai. Di qua, Ti no? guido io, vai. Destra. Destra. Dritto. Vai, vai, dritto, 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 dritto. La prossima. Fantastico. La luce che esce con tutta la porta chiusa. Destra. Destra prima, eh. Perché io mo la corrente l'ho riattivata. Però l'ascensore l'ho chiamato. E infatti c'è. Prego, Babadook, vada. Non credo. Passaggio un po' stupido, chiamare l'ascensore, tornare indietro. Vabbè. Può mai essere un horror senza i proverbiali manichini? Non può. Basement. Anche detto el basamiento. Tutto si apre al salvataggio. Personaggio di Peaky Blinders nel quadro. Brutte ste illustrazioni, fuori contesto nello stile. Sì, sembrano lo stile di cosa, come si chiama? Dishonored. Tutto sul canto e sulla musica comunque. Così pare. Ha un quadro con quattro cazzi d'erba. Mi manca una lanterna. I said get out. Go. Come on, leave me be. Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man. But what did he mean? Dai, su. Quindi qua c'è il Io ora c'ho tutta salvataggio. quest'altro lato del basement. Quest'altra zona. Ah, Mr. X proprio. Sono questi i nemici? Mr. Come si chiama quello di Resident Evil 2? Mr. X, come si chiamava? Ma mi sono fatto male?
Come si chiamava questo? Cos'è? Mister X. Ah, ok. E il Tyrant, non mi ricordo che modello di Tyrant. Obiettivo aggiornato, dove lo vedo? Obiettivo, scusate, che c'è scritto obiettivo aggiornato. Ma questa è la mia vita? Pezzo, domanda. Boh, sembrerebbe. Perché adesso vedi, c'ho questo bordino rosso come se mi fossi ferito. Ma io non mi sono ferito. Le schegge di vetro t'hanno ferito, tipo. Poi esagerato, comunque. Scusa, vedo un attimo, questa è una barriera insormontabile, giusto? Okay. Questo già mi sembra un loop strano, eh? Già mi sembra una struttura da loop. Arpa. Arpa cane. Usa, dai un'occhiata a questa bottiglia alla tua destra, per favore. Infatti. Okay. Quindi. Ah. Ti ha fatto ferire. E poi mi ha curato. Serve il tonico nervino di Brown. Va bene. Facciamo un'ispezione prima di questa parte più centrale, va? Comunque c'è in generale un po' di arzigogolo in questo gioco. E l'arzigogolo lo percepisci quando è vagamente immotivato, come in questo caso. C'è un po' di immotivazione. Morti e sparizioni. Charlatano. Cheltenham in inglese, no? Mercante, Bristol, pittore, pensionato, musicista, in viaggio da solo, Bristol? No. Ah, siamo noi l'altro musicista? Un telefono. Altro telefono che squilla. Mappa. Ok. Questa è una e zona. Allora finiamo. Finiamo il giro, il tour. Chiuso. Ok. Allora, a questo punto io inizierei da qui. Ok, qua è dove è stato. Ah, vabbè, andiamo in bocca a sto stronzo. Andiamo in bocca a sto stronzo. A sinistra che ci sta? Una barriera? Che ci sta? Sì, c'è una barricade. Eccola qua. Però qua c'è Porten. Sì, però Porten ci riporta dove già stavamo. Giusto. Vabbè, allora niente di là. Perché come ben sai, non so se sai come ragionano gli architetti, tu fai una stanza con quattro lati, su tre lati c'è una porta, certo, no? Cioè la porta, capito? Una porta qui e una può avere lì, no? Chiaro. Ecco il telefono. Ah. Cosa che è quella scatola? Da strana. La scatola sburrata, come si suol dire. Niente, solo il telefono. Elizabeth, sempre tu, stai bene? I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Che succede? But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Ok.
Vabbè, tutto chiediamo. Dear God, infatti sono partito alla prima domanda. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping all of them is finding the cylinders. Non ci vedono. But why? E che te lo spiego io a te? Tu non lo sai che stai chiuso qua dentro. I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Ho trovato un cilindro, che ci facciamo? Well done, my love. There's hope yet for us all. Tutta una manipulation. Fine. Please take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide. That they've come back. Va bene. Va bene. E quindi siamo venuti fino a qui? Per questo. Ah, no, però possiamo c'è... continuare. Ok. Che cavolo. Era giusto un passaggino. Anche perché altrimenti chi starò e chiudo, scusami. Scomparso. Stai in crouch, vero? Sto in crouch. Io ripeto, non vedo nascondiglie, quindi il gameplay contro i mostri ancora non l'ho capito. È vero. Carino. Questi sono i morti. Quindi sto stronzo l'ha portato qui. Bambola musicante. A che servono queste bambole? Che io non mi trovo qui. Io non me li trovo da nessuna parte, no, queste bambole. Collezionabili? Boh. Va bene, quindi questo ha portato il cadavere qua e poi si è disciolto nello nello spazio-tempo. Senza lasciare traccia alcuna. Non è vero. Ah, questo vedi, non è segnata. Questa è una cosa carina, mi piace. Questa è una cosa alla Silent Hill molto carina. Non puoi scavalcarla semplicemente. So che sei inutile stare in crouch, eh? Le scarpe fanno lo stesso suono su tutti i tipi di pavimenti e di materiali. Hai visto qualcuno a... Ah, okay, abbiamo una nuova meccanica. Stai in crouch, Wes. Dove sono spungato? Ok, era un passaggino segreto. Che però ci dà accesso a tutta la nuova zona, eh? Mm-hmm. Ma secondo me devi andare in quella botolina lì. Sì. È scomparso? Disciolto, via? Sì. Questo si apre? No, proprio il nascondio non è concepito. Silenzio. Grazie, mi dice di accovacciarmi quando già mi sono accovacciato. Azza. Ma faccelo cazzo, ok. Vabbè, facciamocelo tutto. Un po' di vicoli ciechi, facciamoci vicoli ciechi. No, proprio ciechi proprio. Primo vicolo cieco, munnezza. Sento un carillon. Secondo vicolo cieco? Cieco proprio. Munnezza. Che cazzo fai a fare i vicoli ciechi in un gioco dove c'è la mappa? No, ma sono proprio ciechi, non c'è niente, un collezionabile. Sì, sì, no, vicoli ciechi veri, cioè come se non avessi la mappa e non...
Non vedo che succede. Manco io. Partito di Henry Hughes. E Welsh Lullaby, eh? Ok. Bene. Brutto segno, eh? D'altronde prima o poi un po' che mazzato ci hanno a sta, no? Abbiamo visto tutto sommato tutto nonostante siano andati molto mi stretto. Sembra no? Non di è sì, che c'era sì, chissà sì. Che... No, mi sembra di sì. Ma... Occhio Virtus. Ah, che faccio? Non so dirti. Mi sa che la devo attivare a prescindere. Che cos'è che ho visto e che cos'è che non ho visto? Solo questo non ho visto alla fine. E questo. Che forse era un po' inutile. Forse qua c'era qualcosa. Che ci siamo persi. Dove? In questo ambiente. Questo vorrei grande... che tu potessi vedere. No, mo come te lo spiego? Quel coso, quello nero, insomma, quello che è rimasto grigio, quel corridoio a L. Quello che è rimasto, quel corridoio a L che è rimasto nero. Ah, credo che lì non potevamo accedere, però, sai? Con tutte quelle porte centrali potevamo accedere. Noi non siamo andati proprio neanche in quell'altro corridoio. L'ho bloccato dalle, capito, dalle strutture. Vabbè. Vabbè, io suppongo che... Non ci sarà una cosa che ci servirà per dopo, spero. Se no, dipende da che tipo di gioco è, perché noi... Non mi sembra. Poi ancora non sappiamo, capito, che tipo di gioco è, ma non mi sembra. Sappiamo che c'è un caricamento adesso, quindi ci sarà tutta un'altra situazione. Anche perché siamo rifiniti al primo piano, No. I giardinos. Lei insiste. In nulla, figurati. Famoso cane di prima. Attenti al cane, attenti al cane. Oh! Un down sei tu? Tutti li stiamo menzionando comunque. È ormai la nostra cultura, è... Rumore fintissimo, Wesley, non farti ingannare. Sì, sì, è quello il problema. Ed è uno, secondo me. La bambola cazzo qui. Ma sono ciechi, secondo te? Sono completamente ciechi. Lo dice lei. Quindi basta... Voglio capire entro che misura non devo respirare. Ok, qui non ti sente. Attenzione. Scusa. Nota misteriosa. Sento voci dei crimini commessi dalla famiglia Williams. Troppi fatti suggeriscono che non siano persone oneste. Il leader di questa criminale Jebediah Williams, il capofamiglia, punto. Già tutta questa lore non me frega più niente. Sono molto più poi non capiamo l'italiano. Pescatori, è un usuale sospetto. Sono certo che c'era la loro mano dietro la sparizione delle navi attorno a Scarale negli ultimi anni. Poveri anime sacrificate per ingrassare i loro portafogli. Nascosto sulla loro terra scoprirò la verità. Queste voci avranno un certo fondo di verità. I Williams sono una famiglia di trafficanti, sciacalli e assassini. Li smaschererò e tutti scopriranno la verità.
Senti, ma è tradotto con l'IA pure questo. Ovviamente una chiave, tra l'altro. Sì. Perché chi è che si mette a tradurre così? Manco lo studente d'inglese più idiota della storia. Non ci vado io qui sopra, ma non credo che succeda qualcosa. Questo non arriva qua, giusto? Eh no, non ci arrivo. Un po' di Night Springs. Ma perché deve tossire? Guardi da sinistra. Dici tu se ci sta il fuoco, c'ha da sta pure strunza. Eh no, non si mai esce. Vabbè, è solo un evento, secondo me. Secondo me Giochiamo. no. Ma mica c'è un lupo. No, ma soprattutto come lo faccio lupo, scusa. Per questo è impossibile. Tanto è tossisce, bravo. Scusa, volevo dare un veloce sguardo qui, che è giusto un angolo dove c'era il lupo fermo qua così. Non posso manco salire su questo tronco, capito? C'è il lupo fermo qui così per essere triggerato per partire. Fammi capire una cosa. Niente, nessuna mappa. Mi sto guardando intorno. Così un po' di gotico. Buttato qui. Il famoso cimitero di Scherra. Cos'è là sopra? Un Regà. cilindro? Cos'è? Dov'è? Sulla tomba, là, dove stanno le candele. Che è chiaramente un punto di attenzione. Eh certo. No, che cos'è? Cura. La cura, la cura. Questa s'apre? No. C'è un pulsante da qualche parte per attivarla? Che qua è fornuta la pazzella, eh? Ma mi sembra proprio questo. Guarda bene intorno all'edificio, sulle mura qua. Niente di che. E Qua non allora si ci va. sta qualcosa da premere, da buttare. O si sale lì? Non Si va penso. là. Beh, sì, si No. sale lì, secondo me. La luce non ci inganna, secondo me. Questo fatto che lui non salta, io mi blocco su questo. È pure interessante. Pure interessante, cioè io mi blocco qua. Ah, ecco la strada, giusto? No. Sì. Il problema è capire dove mi blocco e dove non mi blocco, perché io vengo bloccato qua. Di qua. Qua. No. E allora no, ci stiamo fissando su una cosa che non è. Cioè, davvero non si va di là? Davvero non si va di là? Scusa, tu non salti, ecco, c'è cioè, spazio, alt, niente. Ho sbagliato, ho premuto Q, sono un coglione. No. Dov'è?
dovrebbe essere la cosa più banale del mondo, perché il gioco non è un vero ostacolo, questa parte. Quindi c'è qualcosa, secondo me, di lavalissiano che non stiamo vedendo. Io qua ci devo arrivare, perché devo prendere questa. Poi per me è la cappella tutta la vita. Gli vega una scala, guarda. Che ti devo dire? Dai, ti prego, capisci? Cercando di guardare gli elementi del paesaggio, se si vede qualcosa, ma... Non so che dirti, ti dico solo che... Cioè, capito, io non posso camminare qua. Mi blocco. Qua? C'è qui qualcosa? Sì. Sì. Sgobbino. Bad game design. E dai. E poi ora dove devo andare? Mi si apre una strada bella e buono? È venuto a pisciare qua dietro questo. Se sgobbino, quell'altra sgobbone. Outlast. Impossibile. Non ha proprio le caratteristiche per essere Outlast. Se ti blocchi su una cosa di 2 centimetri. Non è un gioco dove ancora si può. Ho capito il gameplay. Questo è un po' Outlast. Questo è un po'... Se vuoi faccio un po' io questo, no? Prima che ci fermiamo. Sì, sì, sì. Scusa, è che volevo arrivare a un punto, ma non c'è. No, no, te lo chiedo. Se vuoi continuare, puoi pure continuare, non è un problema. Prego, c'hai anche i controlli. Vai, vai, no, mi fa piacere staccare. Però, capito, il punto è che non siamo ancora arrivati a un punto di questo gioco. Cioè c'era una tomba lettera al culo. Cari fratelli e sorelle, l'alto consiglio dei silenti vi invita a venerare il canto, fonte del nostro potere. Insieme otterremo il controllo totale. Portate con voi un'offerta in carne e ossa per sacrificarne l'intrinseca debolezza. Per unirvi a noi non dimenticate i vostri nomi da silenti, per proteggervi dalle deboli sanguisughe del sacrificio. Nostri adorati discepoli, Prudence è offerta per la posizione di sacerdotessa. Inutile dire che è un grande onore per tutti noi, fratelli e sorelle. La posizione diverrà ufficiale durante il prossimo silente. Silente, silentemente vostro. Gebedia Silentius. Gebedia Silentius. Vedi pure un attimo più avanti se c'è qualcosa. Si continua, sì. Poi tutti questi salvataggi. Ma c'è stata una vera difficoltà. No. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Se paradossalmente sono troppi. Di solito uno si lamenta che sono pochi, no? Per i silenti. Well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass, are you bloody well gonna sing or what? Fine. Little Ringo.
poi sta strozza canta. Vabbè. Vada, vada, Prizio. Cos'è questo coso buio? Il nulla? Gli spazi bui di Menant. Così. Così, as gratis, diciamo. Per il piacere di... Io sto andando in super crouch. Quando c'hai la cosa tappata non puoi interagire con le cose. Questo potrebbe... Questo è stato subito stato di presenza di portare una nave si è arenata sulla costa. E si scrive se massi incredulo. Seguendo i miei uomini hanno sferi di potesse la nave. Indirazione hanno scoperto qualcosa nel relitto. Sepolto qualcosa di mai visto prima. Vivo in uno stato pietoso. Mio padre dice una fortuna. Vabbè, una specie proprio di Dracula hanno trovato. Sì. Il suo canto ha uno strano effetto. Mio padre praticamente è arrivata sta cosa alla nave. La famiglia Williams è stata corrotta e ha poi procurato esseri umani a questo coso. Che ha corrotto questa bestia, che ha corrotto tutta la... Fine del gioco. Il padre ha usato la creatura e si è creato un culto sulla creatura. Ho capito. Il culto di Incredulo. Enigmos. Questo è il potentissimo Enigmos. Enigmos Stronzios. Guarda a che risoluzione la texture di quella corona. Torna lì. Guarda qui, vai a sinistra, guarda quella coroncina. Guarda là, guarda. Sì. Non sa senso. Vabbè, qua ci sta un nemico da qualche parte. Potrei quasi dire voglio sperare. Sì, sento il battito cardiaco. Lo senti? Sono due? Ah, ma questi rumori non se li cagano proprio, diciamo. C'è una corrente, eh? Ok, li hai distratti, non so però che devi fare. Questo. Ma l'hai aperto, è aperto forse, eh? Ah, sono due. Uno e quello di sotto, manca quello di sopra. Giusto, guarda sopra, eccolo qua. No, sono aperti. No, è chiuso, è chiuso. Tappa bocca. Li puoi riattirare? Sta là, ho io pulsante, secondo me. Lì sulla destra. E quella lucina in fondo, il pulsante. Dove stava quel bel pulsante? No, è lì, ma devo aspettare che si tolgano dalle palle. No, no, no.
dove sta il pulsante? Scusa, non è quello, Westland? No, dico il secondo per aprire la seconda parte della porta. Andate di là, dai. L'alterna. Andate di là. Fatto ciò, forse sta lì, è lì il secondo pulsante, Prizio. Posso dire niente di che, però. Ma dov'è la... Ciò, guarda su. Vaffanculo. Ok. Famoso fuoco tossico, comunque. La benedizione, aspergi seguaci per purificarne l'impurità. La preghiera, esponile alla sua influenza. L'esorcismo, proteggi i loro sensi dal canto. La rinascita, dal silenzio sorgono i nuovi devoti. Giovedia Williams. Molto bene. Ok. Mi sciacquo il cappello. Quindi? Insieme? Sì. Ah, la porta piumata qui. La famosa porta piumata che ti porta nel niente. Una zona enorme. Sì, ma è tutto un... Non ti preoccupare, è tutto un corridoio. Ma qui sì. Eccola. Questi sono dei collezionabili comunque. Purtroppo sì. Così per completare un gioco così ricco che ci certo. Devono stare collezionabili, no? Cioè l'unica cosa che si prende sono i collezionabili. Awake. Che brutto. Che brutto. Questo sembra quello di The Beast Inside. Ah, lo stanno trasformando in un seguace. Questo è l'uomo che schiaccia i piedi a terra con la punta. E da qui suppongo. Ma sto cane. È un illusion? Che cos'è? Vabbè, già ma già visto tre volte. Poi c'è scritto attenti al cane. E questo sai che cos'è? Che cos'è? Riconosci il gioco.
Labyrinthine. È Labyrinthine, Anche i giochi di merda citiamo, perché noi comunque abbiamo una conoscenza fluida a 360 gradi. E adesso un bel salvataggio, diciamo. Ma quanto dura questo gioco, secondo te? Non lo so. Cioè, quanto può tenere così? Andiamo a vedere. Almeno per 5 barilotti. E noi ne abbiamo solo un'idea. My father does not know that I'm making this recording, but I need to confide in, well, in you, mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. 4 ore e mezza. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. Oh, perché anche mezz'ora più di 4 ore e mezza prendevo una magnum e me la puntavo tra le palle. Beh, vediamo se riusciamo ad arrivare al prossimo salvataggio senza romperci troppo le palle. Magari poi valutiamo se continuarlo o meno. Tanto finirlo, voglio dire, 4 ore e mezza, prima o poi si può pure pensare di finire, se sei d'accordo. Se no va bene così per me. Sì, parliamone. Io sempre vorrei solo dare la priorità, certo, a Silent Hill, alle altre attività del canale. Poi se ce la vogliamo zucare. Che è successo? Che è sta cosa? Questo è il puzzone, questo qua, secondo me. Ah, c'è qualcuno sopra? Questo tossisci, secondo me sì. Esatto. It's a trap. Va bene, va bene. È uno speretante, diciamo. Tre, due, uno. Vedi un attimo come si comporta, così per curiosità. Ti va in chase? No. Molto bene. Forse si va di lì, vediamo. Non si sa. Va bene. Va bene così. No, il labirinto no, però, mamma mia. Sì, ma che palle. Il labirinto basso, capito? Vaffanculo. Non la vedo. Sta di là, secondo me. C'è un cartello, eh? Forse ci siamo. Sì, ci siamo, ci siamo. Sta pure il telefono. Grazie. Fantastico. Tutto te lo sei fatto, tutto. Ok, quindi qua? Prima telefono. Sì, prima telefono, di là forse. Elizabeth, sei ancora lì? Thomas, yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you'd been taken too. Hanno torturato quell'uomo, Elizabeth, uno sceno rituale. Dear
Non ti preoccupare. Continua a vedere un gano. Ok. Oh. That must be Calliope. My late mother's dog. Calliope. Magari un amico, il suo cane. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. Il famoso cane Calliope. It is so good to hear your voice. Anche io, cara Giacomas. Fine? Allora. Questa secondo te è la strada per il Mamozio, no? Allora, quella è la strada per il Mamozio. Ed è chiusa. Cane fatto peggio della storia. E invece no. E allora scusami, cosa mi vieta di andare a prendere il Mamozio? Io lo vado a prendere. Assolutamente niente. Eccola qua. Eccola qua la bamba. Fai che c'è scritto Scare Point. Chiaro, no? Grazie. Sì. Scusa, la mia natura autolastiana mi porta a correre per ansia, ma non è il gioco di correre questo, ok? Ma non perché lo stealth sia punitivo, perché in realtà la corsa è punitiva, perché si inceppa. Mamma mia. Comunque c'ha qualcosa, però poi si perde in generic game comunque. Non pensi... Yeah, non mi fa avere un cane che muore, va bene. Subiamo questa cosa. La trappola. E ho cliccato. È mica così facile, purtroppo. Usa un po' la mano di merda. Figurati un cane che si è preso una trappola per orsi, se lo riesci pure a coccolare. Parte che lo devi solo abbattere dopo che finisce con una zampa in una trappola per orsi. Adesso Calliope è il nostro amico. Il cane è un po' abbonato a Prizio TV, posso dire. Guarda, facesse parte del gameplay e ci aiutasse in qualcosa. Nulla. Siamo arrivati per niente. Sta là dietro, ma non possiamo aprire. Ah, queste là sono i famosi tutti contemporaneamente. No, N E E N. Ah, nord, est, ovest. Ah, devi risistemare. Forse devi risistemare la bussola. Fammi vedere che fa. Punta l'ovest. Il sud non c'è. Siamo noi. Forse dobbiamo convincerlo in qualche modo a andare verso di noi. Durante l'animazione non puoi fare nulla. E questo è il nord. Ok, adesso rifai il nord. E dovrebbe... Non qua, no, l'altro. Fai fare questo che fa 180 gradi a destra. Vedi se punta verso la porta. No. Riprova di nuovo, fagli rifare questo. Ovest. È quello di prima. Nord? Sì. No. No. E allora non funziona così. Sta andando a ovest in tutto questo. Non ho capito la logica. Che questo ha sempre fatto 180 gradi. 180 e 180. Così fa 90 gradi. E vedi l'ovest che fa? E torna indietro.
90 gradi. No, 100 non si capisce, non ho capito. Non ho capito l'obiettivo, purtroppo. Guardalo un po' da questa prospettiva. Che dobbiamo far fare? O ci manca qualcosa e c'è una cazzina di pazzi? Cioè ci ha fatto arrivare fin qua, ma in realtà dobbiamo prendere l'altra strada. Però mi sembra improbabile. Sì, no, mi sembra che c'è un enigma qui che dobbiamo risolvere. Tra l'altro si ferma sempre. No, ma è qualcosa veramente di metrico. Perché qua no, non c'è niente qua. Ma suonano tutti? Sì? Sì. Allora, se io schiaccio... Ma sono sempre stati accesi questi fuochi? Sì. Ma se io schiaccio... Allora, io schiaccio ovest. E va... A nord. No, va a est. Ora se schiaccio nord invece di est, dove va? Va a nord. E se schiaccio di nuovo ovest? Va a est. E se schiaccio est? Se schiaccio est va a ovest. Che palle. Non c'è un modo di ruotare questo coso, oltre che spostare la lancetta? Bella domanda. Hai notato? No, niente, che non andrà premuto. E così siamo ad est. Se ripremo va indietro. Se faccio ovest adesso invece. Niente, torna ad ovest. Ma non mi sembra che faccia delle cose diverse, o mi sbaglio? No, ma a nord peraltro, quindi non si capisce. Ah, per un pelo sembrava. Ammesso che poi l'obiettivo sia puntare... Boh, ce lo siamo inventati noi che l'obiettivo... È il sud. È il sud. Vuoi tornare al di corsa, al volo indietro? Nulla ci metti, eh? Mi magari sembra... scopriamo che quella porta è chiusa e ci siamo tolti il no, pensiero. No, no, quella porta forse è aperta, però... Mi sembra veramente strano che ci sia una cosa per l'enigma così lontano in un gioco così. Sì, è fatto da un pazzo, cioè. Sono dei cani se è così. Ma io non credo che sia così. Però uno si vuole togliere lo scrupolo. Magari ci manca un pezzettino. Non sarebbe né la prima né l'ultima volta che vediamo qualcosa di completamente orribilante. Infatti. Vediamo. Ma vita stiamo bene. Addirittura ci sono le cure in questo gioco. Questo vuol dire quando ti cuoio, no?
Non ti ammazzano manco. Mappa al volo. If you can. Ok, c'è una cosa in fondo, eh. Ah, questo è l'uccello e la porta. Ci deve essere una risposta, un modo per piegare la canzone al mio volere. Possibile che quel fanatico precone di mio padre avesse ragione. Venerarla è l'unico modo per controllare il potere. La farò cantare per me. Vive solo perché glielo concedo. Perché io e mio fratello la nutriamo. E forse c'è... questa musica è casuale? Forse hai ragione, questo. C'hai ragione. Questa è una cosa per modificare l'acustica. Guarda sulla lavagna, vedi? Phonic modulator. Oddio. È un'arma. Fuio tenna. Spara, spara. Oh no, tappa da bocca. Non puoi? Forse dovevo andarmene. Sì, sì. Ah, secondo me non le aprono le porte, eh. Salvataggio. Forse si ricarica quest'arma. Quindi è un bonus. Ma si può selezionare e deselezionare, voglio sperare. Mica sì. Poi a sta questa cosa un gol, ok. Con uno. Giantizia piange. Ma solo di pianto di Mariottide. Sì. Vediamo solo una facciata qui. Questa è proprio una da zona per me, eh. Non lo so, lì c'è un punto interrogativo. Che dici, dobbiamo fermarci qui su questo salvataggio per adesso? Fermiamoci, siamo arrivati. Vai. E allora risalvo, giusto per sicurezza, e... vabbè, comunque Made of Skier, insomma, qualcosina ce l'ha, insomma, non è grandi grasse risate, no. No. Grande grasse spavento, risate, no. Neanche. Grandi momenti di gameplay, no. Non direi. No, io credo che poi alla fine, come dire, il limite tecnico te lo zucchi. Quindi non ci sono problemi di natura tecnica reali. Perché abbiamo giocato a cose molto peggiori, divertenti. Da un punto di vista, ripeto, tecnico. E con tecnico non dico solo la grafica, dico anche i problemini tecnici, no? Quello cammina e si blocca in mezzo a, alle bare. Tecnica complessiva. Secondo me quello è un problema secondario. Secondo me questo gioco, nella fattispecie, c'è un problema di gameplay. Cioè è un walking simulator. Sì, poi tutte le cose che ti fa vedere sono abbastanza inutili. Ora ho introdotto questa dinamica dell'arma, insomma, che secondo me morirà un po' lì. Come se fossero un pericolo questi cosi. Secondo me morirà cioè, un po' lì. Cioè noi abbiamo giocato Alien Isolation, capito? Ma ti pare che su cosa è un pericolo? È un'amnesia che non ce la fa. È un'amnesia che non ce la fa perché ci vorrebbero delle intelligenze. Sai che mi ricorda The Watchers? Sì, un pochino solo che meglio. The Watchers è un dito nel culo. No, sì, no, no, non c'è paragone, ovviamente. Ma The Watchers è un puzzle game dito in culo fatto male. Questo d'altro... non è un puzzle game, però questi nemici sono degli idioti che hanno delle stradine prestabilite e che se gli passi a fianco non ti notano.
cioè, non è che la dinamica del trattenere il fiato sta in quasi tutti i giochi stealth ormai. Vuoi mettere quant'era bello la dinamica di Amnesia The Bunker? Vabbè. Cioè, io parlo di Dark Descent, cioè in un gioco del 2007, che se poi metti The Bunker in mezzo, in The Bunker quella bestia è viva. Questi sono chiaramente dei mamozzi scriptati che vanno dal punto A al punto B, e se gli passi vicino hanno l'animazione di preallerta e poi probabilmente avranno un'animazione di allerta che proprio gli devi ruttare in faccia per triggerarlo, sì, e sì, ti inseguiranno. Ma io ti dico solo che se tu inciampi dentro un sasso per terra e non ti muovi, figurati questi, se li facessero muovere un po' per la mappa, che succederebbe, capito? Cioè il gioco... Sì, che hanno dei percorsi stra-stabiliti, proprio fissi. Capito? Hanno dei percorsi fissi, stanno lì... Quindi ovviamente il gioco, anche questo è un limite tecnico. E il discorso, facendo, come dire, le dovute distinzioni, mi ricorda un pochino Rabbit Hole. Sì. Dove c'è un'idea di fondo che però non c'è paragone tra questo e Rabbit Hole. Questo è un gioco comunque. Rabbit Hole è quasi un non gioco. Però dove c'è l'ambizione, capito, di sparare molto in alto, di dire io adesso faccio il gioco con l'arma, con questo, con quello, no? E poi però non hai gli strumenti, sì, per farlo davvero, no? Poi si perde da solo. Cioè, non... Però ha decisamente più quid di tanti giochi che abbiamo fatto. Sì, per esempio Rabbit Hole è quasi un non gioco, per esempio. Sì, dobbiamo contestualizzare. Questo è un gioco che stava gratis su Epic. È chiaramente un gioco. Però questo costa. Sarà doppia. Fammi vedere su Steam questo, per esempio. C'è il gioco solo AUL dopo 25 prima euro. Doppia. 24,99 euro. E c'è pure la Collector's Edition con questa specie di multiplayer, a quanto ho capito. Tra l'altro loro hanno fatto vari giochi, guarda qua quanti hanno fatto. British Horror si chiama questo, Wales Interactive. C'è questo Ritual of Scare. Io voglio ricordarti che Rabbit Hole è fatto da due persone. Cioè sì. Bisogna fare le distinzioni, perché il campionato a cui gioca questo gioco e il campionato a cui gioca Rabbit Hole non sono lo stesso. Poi il fatto che Rabbit Hole pretenda di voler giocare a un campionato a cui lui non si può iscrivere è un altro discorso. Ma pure questo però, a modo suo, vuole giocare un campionato a cui non si può iscrivere, perché Rabbit Hole siamo in Serie D, qua siamo in Serie B e questi vorrebbero giocare la Serie A e non la possono fare la Serie A. Quindi sembra un gioco Serie A con 4 euro. Che poi è tutto dire. Perché è tutto dire? Perché quando fai vorrei ma non posso, magicamente poi ti trovi a essere confrontato con Rabbit Hole. Quindi, come dire, cioè, poi la fine che fanno i giochi che poi c'hanno i vorrei ma non posso, alla fine poi vuoi giocare la Serie A e ti trovi confrontato con Rabbit Hole, non perché tu sia Rabbit Hole, ma tutti e due sono dei vorrei ma non posso, perché a quello e poi quindi si poi tende. Finisci in Serie D e poi finisci in Serie D per voler fare la Serie A, perché ovviamente io non ci sta Prizio. Poi, come dire, l'ambientazione è carina, c'è una specie di cura, in realtà c'è tanto ammacchiamento, non c'è tanta cura, siamo curati una volta per errore in realtà. Sì dico cura negli ambienti, in realtà c'è una falsa cura per gli ambienti, perché ci stanno un sacco di roba buttata a mezzo per fa numero. Non è che ogni singolo angolo ti racconta qualcosa, però un minimo di cura dell'ambientazione c'è. C'è una mezza idea, c'è l'Irlanda, c'è un tema di natura regionalistico alla Mundown, diciamo. Quindi c'è una voglia, come dire, di raccontare una storia con una valorizzazione regionalistica. C'è questo canto gaelico, l'Irlanda, eccetera eccetera, ci sono, come dire, degli elementi di valore. E poi sì, il gioco chiaramente non è Rabbit Hole, è un gioco a tutti gli effetti,
Però si mette a fare la gara con Amnesia e non la può fare la gara con Amnesia. Non la può fare. Questa è la verità. Certo. Vabbè. Comunque è stato divertente. Comunque lo porteremo avanti. Sì, quando abbiamo voglia e tempo, magari lo 4 ore e mezzo. Un'oretta e mezzo ce la siamo fatta. Sì, altre due game. Magari tre ore, due partite ce la siamo fatta. Vabbè, allora io la live la fermo. E questa la consegniamo direttamente al canale, comunque a prescindere come storia, diciamo, esatto, come storia alla storia. Va bene, e quindi chiudiamo qui e una serena notte a tutti quanti. Grazie mille. E sì. Goodbye.